Ti faccio giusto un esempio, visto che si parla di questo. Ho avuto modo di sentire la storia di un cambiamento che era stato fatto a livello IT in un'azienda multinazionale. Questo cambiamento è stato implementato, era un cambiamento di software fondamentalmente, è stato implementato in tutti i paesi in cui questa azienda era presente ed ha funzionato da tutte le parti. Nel momento in cui è stato implementato in Italia, e ovviamente comportava un tipo di training e un tipo di utilizzo diverso rispetto a quello che c'era prima, in Italia non ha funzionato. Tant'è che hanno dovuto trovare una soluzione per aggirare questo problema e far sì che comunque anche in Italia potesse funzionare con lo stesso software in qualche modo. Hanno cercato una soluzione. Pensi che questa specie di bias, questa specie di caratteristica che sembrano avere le aziende italiane, che tutto quello che funziona da altre parti qui deve funzionare con una pezza, pensi che si possa applicare anche per quanto riguarda l'utilizzo di social network interni, ovvero la preoccupazione di tutti i manager, ovvero che non faranno altro che stare a chattare su Facebook e non lo utilizzeranno realmente nell'interesse dell'azienda. Ma è difficile rispondere a questa domanda perché senz'altro è chiaro che l'italianità ha delle sue peculiarità, quindi dei punti che poi vengono propagandati all'estero sotto l'etichetta del Made in Italy, che poi hanno come altra faccia della medaglia degli aspetti invece che lo rendono meno competitivo. Per esempio, dal mio punto di vista, il fatto che l'Italia abbia una struttura di impresa molto piccola e frammentata, quello che è appunto la definizione delle PMI oggi, che spesso è una produzione familiare, oggi credo sia più un limite che un vantaggio rispetto allo scenario macroeconomico che abbiamo, anche rispetto alla velocità di cambiare, di trasformarsi, di innovare e di rispondere ai cambiamenti globali del mercato. Quindi in questo senso, per venire più direttamente alla tua domanda, è chiaro che questa struttura, che è una caratteristica italiana, poi influenza anche il modo di gestire farsi a strumenti diversi che vengono utilizzati all'interno delle imprese per gestirle meglio. Quindi anche i social network senz'altro vengono utilizzati con un taglio, credo, più italiano, senza dare a questo italiano un'accezione né positiva né negativa. Però non credo che le persone siano diverse, se sono italiane rispetto a se siano francesi o americane, eccetera, nell'essere persone, nell'esigenza di comunicare e nel gestire in generale le relazioni personali, considerando che i social network hanno alla base la persona e le relazioni personali. Io credo che le dinamiche che avvengono all'estero, sono replicate allo stesso modo in Italia. Quindi nell'implementazione dei social network all'interno dell'azienda, credo che il problema vero sia il ritardo tecnologico che gran parte anche dei top manager hanno rispetto ai loro omologhi internazionali. Quindi è questo che si riflette anche in altre società, dalla classe dirigente alla classe politica, a anche parte del giornalismo o gli imprenditori in generale. Quindi è chiaro che se questa familiarità con la tecnologia non c'è, la familiarità con l'inglese è allo stesso modo più bassa rispetto a quello che avviene all'estero, poi l'implementazione di questi strumenti all'interno dell'azienda vede un ritardo, direi quasi fisiologico. A questo punto non posso fare a meno di chiederti, visto che viaggi molto, come è vista la situazione italiana dall'estero?
sia dal punto di vista imprenditoriale sia dal punto di vista politico, diciamo. Guarda, sono stato proprio un paio di settimane fa, come tu sai, una settimana più o meno in Afghanistan, con alcuni giornalisti, con altri cinque giornalisti che erano tutti di paesi dell'Europa dell'Est, più una giornalista che era della Germania. E da tutti ho colto un grande interesse per quello che succede in Italia, e una grande attenzione alle vicende del nostro Presidente del Consiglio. Dal punto di vista giornalistico sono tutti entusiasti, nel senso che ci invidiano il fatto che i nostri politici abbiano tante storie piccanti o curiose che possono scrivere e condividere con l'opinione pubblica, quindi facendo vendere giornali e attirando l'attenzione dei lettori, cosa che invece i loro politici locali non permettono, perché in genere sono molto più noiosi e riservati, e quindi hanno meno spazio ad articoli che possono essere più appetitosi per l'opinione pubblica. Quindi questa prospettiva non me l'aveva mai data nessuno, quindi il fatto positivo di avere una classe dirigente che fa parlare di sé, e quindi in qualche modo dal punto di vista di chi scrive è una curiosità continua. Battute a parte, però, questo evidenzia due cose. Uno, che nonostante tutto, il nostro paese ha un grande rispetto e suscita grande interesse e per certi versi anche grande ammirazione dal punto di vista storico-culturale, nonostante tutto quello che è successo negli ultimi 15-20 anni. Quindi, l'italianità è comunque un valore e ha un'accezione positiva in qualsiasi contesto, tant'è che soprattutto nel mondo americano-anglosassone tutti, se non sono stati in Italia almeno una volta, tutti manifestano spontaneamente la necessità, la voglia di venire, e la Toscana è la regione senz'altro che all'estero è più conosciuta ed è più appetita. Detto questo, è chiaro che quello che è successo negli ultimi anni ha senz'altro indebolito la nostra credibilità. Quindi è chiaro che non mi è successo recentemente, però ogni tanto mi succede che qualcuno mi prenda in giro, comunque che parli con molta cognizione di causa quello che fa il nostro Presidente del Consiglio in particolare. Quindi, per quanto noi magari siamo mediamente disinformati, all'estero invece sono molto molto attenti a quello che succede. Quindi io non faccio altro che ripetere che al di là dei titoli di prima pagina, insomma, l'Italia si muove e ci sono tante altre cose che vanno a controbilanciare quello che la classe dirigente fa e appare all'estero. Però detto questo, insomma, mi sento di chiudere con una nota positiva sul fatto che non è senz'altro stato il Presidente del Consiglio capace in tutti questi anni di affossare l'immagine dell'Italia, nonostante ci abbia provato in più di un'occasione.